Marina Di Guardo, scrittrice e mamma dell'influencer Chiara Ferragni, si racconta al settimanale Oggi. Marina Di Guardo e il rapporto con le tre figlie. La donna sottolinea che ha sempre lavorato perché le sue figlie, Chiara e Valentina, entrambe influencer, e Francesca, dentista, fossero ragazze mature, intraprendenti e il più possibile immuni dai rischi di quella violenza psicologica maschile che spesso frantuma le anime, l'autostima, la personalità. Le donne, afferma, diventano forti in famiglia. Le bambine vanno cresciute nella consapevolezza che meritano riso e amore, che nessuno ha il diritto di sminuirle. Essere riuscita a tirare su tre donne forti e orgogliose è il mio vanto e anche una rivincita. Da bambina ero l'unica femmina in una famiglia con tre fratelli e mio padre, siciliano, un po' all'antica, privilegiava loro. Mi sono sentita trascurata, ferita. E quando sono diventata madre ho dato tutte le attenzioni e l'incoraggiamento che non avevo ricevuto e che mi sono mancati, che mi hanno resa così insicura. Le mie ragazze le ho fatte viaggiare, ho voluto fossero aperte al mondo, certe dei propri talenti e del proprio valore, e ho innanzitutto rispettato le loro scelte. Marina Di Guardo, Chiara Ferragni, mi sarebbe piaciuto che si laureasse. Su Chiara, che ha lasciato gli studi per la moda, dice, mi sarebbe piaciuto che si laureasse, certo, ma quando mi sono resa conto che questa sua era così grande e importante ho condiviso la sua decisione. I genitori non sono mica custodi della verità, della certezza di quale sia la vera felicità dei figli. Marina Di Guardo si trasferirà a Milano per stare vicina al nipotino Leone in merito alla prossima nascita di un nipotino, Leone. Da Chiara e Fedez, Marina rivela, io, che finora, nonostante le mie figlie fossero a Milano, sono sempre rimasta a Cremona, capitolerò e prenderò casa vicino al piccolino.